È arrivato così, dal cielo, Anish Kapoor, il grande artista di origini indiane, famoso in tutto il mondo, è vera punta di diamante di Arte Pollino, il progetto che vuole portare sviluppo e attrattività nel versante lucano dell'area protetta più estesa d'Europa attraverso l'arte contemporanea. Kapoor è arrivato a Latronico, nel naturalistico scenario del Parco Terme, per presentare a stampa e visitatori la sua installazione. Ed eccolo qui il suo Art Cinema, il cinema di terra, un grande taglio scavato nel terreno di quasi 8 metri di profondità e 45 di lunghezza, in cui i visitatori potranno entrare dai due lati. All'interno ci sarà una lunga feritoia che permetterà di vedere lo straordinario paesaggio naturale e consentirà a ciascun visitatore di sentirsi parte di esso. Un grande connubio tra arte e natura, come spiega lo stesso artista. Well, obviously this work it relates to this environment, which is nature, and then this is a kind of vision of the earth itself, a kind of cinema of the earth. Over many years I've made works with apertures, but the idea that earth itself is like color, has its own aura. If you like. Yes, of course, this is a national park, so it seems to make sense that the earth, the environments of the natural world is what the work's really about. Arte Pollino è un piano di sviluppo locale, inserito nel programma Sensi Contemporanei, promosso da Regione Basilicata, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Fondazione Biennale di Venezia. È una nuova possibilità, devo dire straordinaria e unica, di promuovere questo territorio. Grandi artisti che hanno trovato spazi adeguati per la loro creatività conferma ancora una volta che la Basilicata è ricca di risorse che devono essere conosciute, e questo veicolo dell'arte contemporanea che da un po' di tempo si è alleato, diciamo così, con il Pollino, mi sembra un veicolo straordinario che proietta questo territorio, come stiamo notando già dai primi passi di Arte Pollino, in uno scenario, in un contesto internazionale, con un interesse che sta crescendo sia sulla stampa e anche sulla stampa specializzata che abbiamo potuto consultare in questi mesi, che stanno dedicando ad Arte Pollino un'attenzione veramente bella, che ci onora e ci soddisfa e conferma la bontà della nostra idea e del nostro progetto.